Allora, buon pomeriggio e buonasera, amico Lascoli, e grazie per aderire a questa iniziativa di fare due seminari con il nostro corso di specializzazione. E quindi il titolo del seminario è La clinica tra Oriente e Occidente. Ecco, tu in questo momento sei collegata da Pechino. Noi siamo a Milano e oggi fa freddo. A Pechino com'è il tempo? Sempre soleggiato d'inverno, di solito la minima è tra i meno 10 e i meno 20, di solito. Porca miseria. Allora, cosa ci dici sulla clinica tra Oriente e Occidente? Cioè, ecco, com'è il mondo del disagio emotivo, relazionale? E cioè, tu sei una psichiatra, ecco, che lavora lì in questo periodo. Qual è dal tuo osservatorio lo stato dell'arte? E allora, qui sono al mio terzo anno a Pechino e lavoro in un ospedale internazionale, per cui ovviamente il mio osservatorio diciamo, più che altro limitato ai casi che hanno accesso e che vogliono un accesso a un ospedale di questo genere. Quindi io vedo pazienti cinesi e occidentali che fanno dei mestieri tali ovviamente da permettersi un'assicurazione sanitaria, la quale appunto copre le terapie che facciamo noi. La Cina ha negli ultimi anni fatto il famoso grande balzo in avanti che voleva fare Mao no? Diverse decadi fa. E l'ha fatto anche nella salute mentale. Ha avuto una fase di grande apertura verso l'Occidente, verso i sistemi terapeutici occidentali. C'è proprio un picco di diffusione delle psicoterapie, delle terapie psicoanalitiche e delle terapie sistemico-relazionali. Il tutto con caratteristiche cinesi, perché tutto qui è con caratteristiche cinesi. Per dare un'idea anche della magnitudo proprio del fenomeno, c'è stato un congresso di psicoanalisti in cui c'erano più di 1.000 partecipanti. Cioè, per noi un congresso mondiale sono, non lo so, forse 600 persone, il congresso dell'American Psychiatric Association 700, 800, l'associazione degli psicoanalisti cinesi ha fatto un congresso a Shanghai già un po' d'anni fa ed erano più di 1.000. Le terapie sistemico-relazionali ovviamente attingono moltissimo al taoismo, al confucianesimo e naturalmente hanno a che fare con i fenomeni familiari che si vedono qui. E quindi dopo 30 anni, quasi 40 di politica del figlio unico, il ritorno invece ha una spinta demografica. Per cui adesso il governo cinese vuole proprio incrementare la natalità. Scusami, Sì. secondo te perché è utile per noi che studiamo, ci occupiamo di questi fenomeni qui in Italia, ecco, ascoltare che cosa succede dall'altra parte, eccetera, come ci aiuta a riflettere anche sul mondo che è cambiato, anche il mondo qui a Milano, insomma, è cambiato, ne parlavamo un attimo fa. Allora, per due motivi. Il primo, diciamo, riguarda l'Italia, riguarda la migrazione cinese in Italia. Credo che siamo oramai alla seconda, se non terza generazione, di giovani biculturali, cioè giovani magari nati in Italia, cresciuti in Italia, andati a scuola in Italia, magari con i genitori di prima o di seconda generazione. Che sono biculturali e quindi vivono questa doppia identità,
diciamo. E mentre magari la prima generazione probabilmente accedeva poco ai servizi, e aveva anche un tipo di migrazione un po' come era la prima immigrazione italiana, no? Cioè costituendosi in comunità, probabilmente la seconda e la terza generazione, come sempre succede, avranno più accesso, e saranno forse più visibili nei servizi. Quindi questa è una prima motivazione. La seconda motivazione è che la Cina esiste come la seconda superpotenza mondiale. I cinesi emigrano, viaggiano, le grandi multinazionali, no? Sono tutte con delle filiali in Cina. Le persone viaggiano, le opportunità di lavoro crescono. Voglio dire, io ne sono un esempio, no? Di un medico occidentale che è stato assunto da un ospedale privato cinese, internazionale, diciamo, di forma, di formazione, no? Di medici, ma cinese di proprietà. E quindi con la Cina bisogna fare i conti. A livello internazionale, e con la cultura cinese. Quindi i nostri contatti, credo, con la Cina aumenteranno, con i cinesi anche, e in un contesto, diciamo, di mondo globalizzato, la cultura cinese ha la sua importanza. E l'incontro di queste due culture sta creando dei fenomeni molto interessanti che io ho sintetizzato in quattro casi clinici, che porterò ai seminari, due la mattina e due il pomeriggio. E posso dire anche magari i titoli di questi casi. Uno riguarda un matrimonio interculturale di forma classica, cioè donna cinese con uomo occidentale più anziano, espatriato in Cina. E questa situazione naturalmente porta a tutta una serie di considerazioni sulla condizione femminile, su quanto la condizione femminile cinese sia o non sia, diciamo, corrispondente alla condizione della donna occidentale all'interno della coppia, su cosa vedono i due coniugi l'uno nell'altro quando si guardano, no? Orientale e occidentale. Questo è il primo caso clinico. Il secondo caso clinico è quello di un cinese espatriato e tornato in patria. Anche questo è un fenomeno molto frequente, perché adesso la vita è molto migliorata, le condizioni di vita sono molto migliorate, i salari, le pensioni, i servizi sono molto migliorati in Cina, quindi le persone ritornano per godersi in Cina una pensione in valuta straniera, in dollari o in sterline, eccetera. E naturalmente il posto che hanno lasciato da ragazzi non esiste più. E si scontrano, diciamo, con una inculturazione giovanile cinese, ma un'acculturazione occidentale, e si vedono degli scontri caratteristici nei concetti di libertà e di autorità, e di come il paziente cinese che ha vissuto magari per 20-30 anni in Occidente, che torna in Cina, che vuole la terapia, percepisce la figura del terapeuta ed esprime da un lato l'aspirazione a parlare liberamente, a criticare le cose della Cina che non gli piacciono, ma dall'altra trova una grande difficoltà con un terapeuta che non è direttivo e che non dà indicazioni pratiche su che cosa fare, che cosa non fare. Il terzo caso è il caso del figlio unico, della famosa sindrome 421 di Zhu Dong Zhao, cioè i quattro nonni con due figli unici, uno ciascuno, i cui figli unici hanno fatto un solo figlio unico.
Quindi quattro nonni, due genitori e un bambino che ha tutta l'attenzione della famiglia in questa piramide rovesciata che si va restringendo e come diciamo, la pressione al rendimento scolastico, ad avere una professione brillante, un salario magnifico, eccetera, può avere un impatto sulla salute mentale. E l'ultimo caso è quello che può succedere agli allegri immigrati, cioè io li chiamo così allegri immigrati, cioè agli occidentali che vengono in Cina con ponti d'oro, pagati benissimo, con delle condizioni di lavoro, di abitazione, di salario, di bonus, eccetera, molto favorevoli e diciamo appunto quando si incontrano con la cultura cinese, quale tipo di comunità tendono a ricreare e che cosa succede? Ecco, in tutti questi quattro casi spunta sempre il Covid, la pandemia. Tutto quello che succede a questi miei pazienti succede in ambito pandemico sotto l'ombrello delle restrizioni del Covid che solo recentemente, un mese fa, sono venute a cadere completamente. Quindi mi sembra così un momento molto interessante, diciamo, molto Sicuramente particolare che stiamo vivendo. io, come dire, ti ringrazio, Nicola. Ricordo solamente, ecco, che a proposito del terzo caso, della sindrome del figlio unico, eccetera, stavamo organizzando proprio insieme, prima che poi arrivasse la pandemia, un evento, appunto, come CMTF internazionale, per analizzare le ragioni psicologiche della denatalità, fenomeno nel quale l'Italia, è coinvolta è un bel seminario e ci sarà modo di discuterne in queste 2 giornate. Ti ringrazio e ciao a tutti. A presto, ciao.